Ma quanto è bello il circuito del Canada. Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati in questo nuovo appuntamento sul canale. Siamo diretti verso Montreal, beh non proprio in realtà, siamo qua sempre in quel di Modena, ma inizia sempre per Mo, quindi sono abbastanza felice di questa cosa. Circuito di 4 km e 300 metri circa, tre zone di DRS ed è sicuramente il circuito insieme a Monaco più diverso rispetto a tutti gli altri che abbiamo incontrato prima. Quindi siamo nell'inizio della seconda parte di stagione, questo dovrebbe essere il nono appuntamento e andiamo in un tracciato che non è facile e non è di facile interpretazione per niente, né come setup e nemmeno come pronostico, perché ci sono dei valori importanti, ci sono dei problemi di alcuni team, ci sono dei vantaggi di altri, aggiornamenti che potrebbero funzionare, come nel caso della vettura verde, la kick, la stake, e il meteo un pochino ballerino, perché oggi siamo giovedì, ma domani, dopodomani e domenica dà ancora pioggia, circa il 50% di possibilità di pioggia, e se piove in quel di Montreal, non piove poco, addirittura si parla di una sessione del sabato, una qualifica del sabato, maledettamente a rischio. Stiamo attenti. Ah, è vero, mi sono dimenticato. Se volete mettere un bel mi piace, mettetelo pure, anche un bel commento, ci sta tantissimo. E valutate anche la descrizione. Non ve lo dico praticamente mai perché mi dimentico. Tornando alla parte iniziale, quando ho parlato di Canada, di quanto sono felice che il Circus torni ogni anno in questo circuito, beh, signori, è veramente una pista molto complicata. Intanto c'è da dire che hanno riasfaltato completamente il tracciato, o meglio l'asfalto, ovvio, che cosa avrebbero dovuto riasfaltare altrimenti, e anche i cordoli. I cordoli sono stati rimpiazzati con dei nuovi, quindi bisogna capire anche quanto si potranno aggredire, se sono un po' più bassi o sono un pelo più alti. Ci sono soprattutto due zone molto molto pericolose per quanto riguarda l'utilizzo dei cordoli, ovvero la terza chicane veloce e la quarta, ovvero quella che dà verso il muro dei campioni sulla destra. Ricordiamoci che è un circuito semipermanente, catalogato come cittadino, dove comunque non percorrono tanti chilometri auto varie, ma più ciclisti o motociclisti, eccetera, eccetera, quindi atleti, quindi non è una pista consumata. E poi comunque con l'asfalto nuovo si vedrà anche il degrado. C3, C4 e C5 saranno le gomme che porterà Pirelli, gomme sempre molto 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 soft, quindi le più soft portate della casa italiana, ma in generale la pista non è tanto abrasiva con questi tipi di pneumatici. L'anno scorso, infatti, c'erano due strategie vincenti: quella ad una sosta, che se non vado errato, permise ad Alexander Albon, questa è una memoria mia, di conquistare grazie alla sua notevole velocità sul dritto dei punti, perché dietro, forse proprio la McLaren, non riusciva a passare il team di Grove, e invece davanti c'è stata una lotta interessante, comunque un duello interessante con una strategia, se non vado errato, a due soste, o era il 2022 o il 2023. Questo comunque sia è un circuito che permette diverse strategie per un motivo in particolare. Intanto è una pista a freno accelera, quindi questo è quello che fa sì che le gomme si possano consumare o meno, e un cambio nuovo di pneumatici dà un grip esagerato e una velocità veramente maggiore rispetto a chi rimane in pista con gomme un po' più usate. L'altro fattore chiave, quindi in realtà sono due, l'altro fattore chiave è che la pit lane è molto corta, è la più corta del mondiale fondamentalmente, taglia curva 1, quindi esci in curva 2 ed esci anche trazionando potenzialmente meglio rispetto al pilota che esce da curva 1. Oltre al fatto che taglia anche l'ingresso proprio della pit, considerando che non vai a fare la chicane finale. È una pit lane molto corta, tra l'altro molto molto stretta, ma questa purtroppo è una roba che mi diceva Roberto Kinchero, io non sono mai andato. Quindi strategie a due soste, addirittura a tre soste, io non le eviterei, anche perché proprio la pit lane è cortissima e il tempo lo recuperi. E poi con tre zone di DRS, superi tutti. A proposito di sorpassi e di incidenti, vi dico anche queste statistiche qua che magari possono essere interessanti. L'anno scorso ci furono circa 50 sorpassi e
di media esce due volte su tre la safety car o la virtual safety car, comunque sia. Diciamo che è un circuito che permette sorpassi, e i sorpassi sono anche abbastanza pericolosi, ma c'è anche l'erba vicino, ci sono anche i muretti vicino, quindi non è del tutto scontato, come un Imola, per fare un esempio. È un circuito che potrebbe garantire sorprese. E a livello di valori, ve li faccio vedere subito, o meglio, ve li dico subito, ho sempre qui la mia scheda, ecco, infatti mi sono illuminato, e partiamo sempre dal basso. Ecco, potrei averla un po' sgravata, ecco, diciamo. Al decimo posto ho messo la Williams, che ha fatto sì un ottimo risultato in quel di Monaco, addirittura si sono anche tolti di dosso il fatto di essere un team assieme alla Kick senza aver ottenuto punti, ma non credo che sia una vettura facile da guidare, soprattutto nei cambi di direzione, quindi dato che ce ne sono tanti di chicane, cambi di direzione, la Williams potrebbe fare secondo me abbastanza fatica. Certo, la velocità sul dritto sarà un punto forte. Fatto è che comunque sia non ci sono evidenti problemi di velocità sul dritto da parte di tutti gli altri competitor, e non solo in generale. Ormai tutti hanno raggiunto una velocità importante sui dritti, sui rettifili. Al nono posto non posso che mettere la Steak, che pare dovrebbe far funzionare degli aggiornamenti che hanno portato già in Cina barra Imola. Vediamo un po', perché chiaramente con Monaco di mezzo non è che puoi fare molto. Sia chiaro, mi auguro e mi aspetto una Steak leggermente migliore, specie in frenata e in trazione. Steak e Williams secondo me saranno le ultime due forze, poi vediamo un po' chi è che avrà la meglio sulle altre, ma dovrebbe esserci una certa differenza rispetto all'ottavo. Ricordo che sono sempre valori che do alla qualifica, non in gara, poi le strategie e le macchine cambiano un pochetto, però io dico valori proprio prestazione massima della vettura. Ottavo posto per l'Alpine, secondo me soffriranno un pochino nei cambi di direzione e non si sono comportati malissimo rispetto a una Imola, che se proprio dobbiamo proprio vedere un circuito simile a quello del Canada, forse Imola per alcuni cambi di direzione potremmo pensarla simile, ma il problema è che ci sono altri team che hanno sviluppato una macchina leggermente migliore. Non so se arriveranno aggiornamenti in quel del Canada, comunque è una pista a sé. Considerate che siamo arrivati in Europa, adesso andiamo in Canada, perché in Canada o si corre adesso o non si corre proprio, poi si ritornerà in Europa dove arriveranno poi tutti gli aggiornamenti, quindi questa è una tappa extra, esclusiva. Ecco, scusatemi se sto giocando con questo robo qua. Questo qua segna i gradi e l'umidità. Io ho 32 gradi in studio, non piove in studio, e ho 50% di umidità, però volevo soltanto dire, sto giocando con questo bellissimo Term Pro. Bene, settimo posto per quanto riguarda la Haas, che sta un po' calando rispetto alle gare iniziali. Chiaro, questo è, dipende sempre dagli aggiornamenti che Haas porta in futuro, ma comunque hanno fatto un inizio di stagione altamente sopra le aspettative, dunque il fatto di essere davanti ad Alpine, a Steak, a Williams ed essere settima forza o sesta a volte va più che bene. Sesta forza Aston Martin. Aston Martin si è un pochino persa, soprattutto con Alonso in verità, perché Stroll mantiene sempre il suo, diciamo, il suo flow, insomma, la sua velocità costante da Q2 ma massimo Q3 qualche volta, mentre Alonso sta facendo fatica, ha fatto degli errori importanti sia in qualifica a Monaco con il traffico, per carità, ma soprattutto in quel di Imola con l'errore in prova libera 3 e anche in qualifica, che diciamo non gli sono valse la possibilità di ottenere un buon risultato poi in gara. E l'Aston Martin in generale è una macchina che evidentemente non ha fatto funzionare bene gli aggiornamenti, quindi incredibile ma vero, potrebbe essere in difficoltà. Poi se dovesse far caldo potrebbe ancor più essere in difficoltà, se dovesse far freddo potrebbe invece risalire la china. Quinto posto per la Racing Bull, che invece vedo veramente molto in forma. Occhio alla Racing Bull, e penso che abbiano una buona velocità di ingresso di curva, una buona trazione in generale, sempre una macchina buona, lo dirò sempre, e credo che Yuki l'abbia fatto capire più di una volta, e qualche sprazzo anche di Ricciardo, e è stato palese appunto che ci ha fatto capire che la macchina ne ha.
Quarta forza non può che essere la Mercedes, quindi ragazzi c'è una realtà, ovvero la quarta forza che è Mercedes. Qualche volta provo a mettere qualche altro team, ma Mercedes mi stupisce in positivo o negativo. Quindi va bene, quarta forza Mercedes, non ne ha di più, non ne ha di meno, non ne ha di più rispetto ai tre top team davanti. E potrebbe far qualcosa di diverso in questa pista, potrebbe essere un po' più vicina, ma ricordiamo che si gira 1 minuto e 10 circa in qualifica, dunque pista corta, distacchi contenuti, magari c'è la sorpresa di Hamilton che ha ottenuto 7 pole position in questo circuito, o 6? 7 pole position in questo circuito, o 6? O 7? Comunque sia, o 7 vittorie e 6 pole position, o 7 e 7, comunque sia la memoria mia è di ferro, ma a volte è di Ferrucci. Quindi fatemi, ditemelo voi magari, ditemelo voi nei commenti. Comunque sia, è uno dei circuiti dove Hamilton, oltre ad aver ottenuto la prima vittoria nel 2007 della sua carriera in Formula 1, è sempre andato molto 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 forte. Molti si ricorderanno la strepitosa vittoria del 2019 soprattutto. Mannaggia, annaggia, mannaggia. Vabbè, ma detto questo, Mercedes potrebbe fare la zampata, dare un pochino uno strappo ai piloti, ai team dietro, ed essere più vicina, perché comunque diciamo che è una pista che si adatta un po' alle caratteristiche della Mercedes, fino a un certo punto in verità. Ecco, arriviamo nella top 3 finale. Ah ragazzi, se vi dico qualità della vettura eccetera, perché siamo arrivati al non appuntamento, fondamentalmente vi ho sempre detto i punti forti, i punti fragili delle vetture, per questo motivo, ecco, non pensate, anche per essere un po' più veloce. Top 3, io ho in mente una pazzia, insomma, una roba sgravata, ovvero che al primo posto vedremo un team non dominare, ma fare un pochino la differenza. Questo team non è la Red Bull e non è la Ferrari. La McLaren, secondo me, può puntare alla doppietta in questo circuito. È una cosa che ho in mente da tanto, in verità, da Imola. E se piove ancora di più, però io vorrei tanto la prima vittoria di Piastri. Questa è una cosa mia personale. Ma perché dico McLaren, poi Ferrari e terza forza Red Bull? Perché è tutto in base ai cordoli, secondo me. Allora, bisogna saltare molto sui cordoli e la Red Bull fa fatica, poi magari avrà trovato qualcosa al simulatore, ma sarà difficile riuscire a replicare quello che succede sul simulatore se il simulatore non replica quello che la pista fa. Però ci sono stati un po' di settimane di tempo per poter valutare questo circuito. Sicuramente non è che si mettono in Canada da dopo Monaco, si mettono in Canada prima, ecco, quindi da considerare molti aspetti. Ora la Red Bull traziona forte, frena forte, ha la velocità sul dritto che Ferrari ad esempio non ha, quindi nei vari allunghi potrebbe guadagnare un decimo e mezzo circa, secondo me, da delta solo sugli allunghi prima di una staccata. Ma gli manca, rispetto alla McLaren e anche un po' alla Ferrari, l'ingresso in curva, la velocità nelle medie curve, cosa che Montreal ha. Fondamentalmente Montreal ha curva 1 dove devi entrare abbastanza forte, poi c'è curva 2 lenta. Prima chicane veloce, destra-sinistra, curva Vettel per intenderci. Zona lenta del secondo settore, inizio secondo settore, sinistra-destra. Lì la Red Bull potrebbe ancora essere la migliore, o Ferrari potrebbe essere la migliore. Poi terza chicane, e lì bisogna anche toccare forse un cordolo in quel di destra e a sinistra, e là la Red Bull potrebbe scivolare leggermente. Tornante dove la Ferrari dovrebbe essere favorita, secondo me, nelle curve a bassa velocità, perché Ferrari ci ha dimostrato di avere un ottimo grip meccanico, e chicane finale dove McLaren arriverà molto veloce, perché ha una velocità ritrovata incredibile, come Red Bull, forse un pelo, proprio pelo, sotto Red Bull. Ferrari farà un pochino di fatica, ma Ferrari ha la grande opportunità di poter usare tanto cordolo per uscire forte dall'ultima chicane. McLaren, stessa cosa circa, e Red Bull invece ni. Per questo motivo i valori in qualifica secondo me saranno Red Bull, Ferrari e McLaren, in questo ordine dal terzo posto: Red Bull, terza forza, seconda forza Ferrari, prima forza McLaren. La McLaren, una volta se dovesse piovere, sarà nettamente la favorita, e in questo caso Red Bull passerebbe al secondo posto e Ferrari terza. Questo per un discorso di temperature e di messa a punto della macchina, più che altro proprio messa la vettura in pista. La Ferrari pare che faccia fatica a scaldare le gomme, almeno una volta abbiamo avuto le prove
sul bagnato con i vecchi aggiornamenti e non hanno funzionato, insomma, non ha funzionato la SF24. Questi sono i miei valori, vediamo un po' se ci azzecco. Voglio la prima di piastri e addirittura me ne sono uscito con una doppietta McLaren. Mi sembra esagerato, eh? Poi magari Verstappen torna. Questa è l'unica pista delle prossime 4 dove la Red Bull non la metto al primo posto, perché appunto vi ho spiegato il motivo. Davanti dovrebbe tornarci dal Gran Premio di Spagna. Se così non fosse, insomma, c'è da preoccuparsi. Hamilton Kings, un bacio, ciao.